Evento miracoloso negli Stati Uniti. Salve a tutti, carissimi. Oggi voglio parlarvi di quanto è accaduto di recente negli Stati Uniti e in una regione degli Stati Uniti di cui non sono riuscita a conoscere il nome. È accaduto che si è abbattuto un tremendo uragano che ha indubbiamente, creato molti danni. In particolare, c'era un giardinetto in cui erano state elevate tre croci a ricordo della crocifissione di Gesù in mezzo ai ladroni. Ebbene, carissimi, questo uragano sapete che cosa ha fatto? È passato anche in questo giardinetto e la violenza di questo uragano ha buttato a terra due delle tre croci, quelle che corrispondevano alle croci dei ladroni, mentre la croce di Gesù Cristo, quella collocata al centro, è rimasta miracolosamente in piedi. E in occasione di un altro uragano, quando a un certo punto il cielo piano piano si andava rasserenando, ecco che una nuvola ha assunto una sagoma, una forma che ricordava molto quella di Gesù Cristo. Bene. Vi lascio le immagini di quanto vi ho appena narrato, invitandovi ad una preghiera del cuore fervorosa e ad una profonda riflessione, perché penso che questo evento, al di là di quello che si potrà vedere nelle immagini, abbia anche un forte messaggio da trasmetterci che la croce di Cristo, con la croce di Cristo si possono affrontare tutte le tempeste, che Dio è la nostra roccia, che ci permette veramente di affrontare tutti gli ostacoli, le difficoltà, gli uragani che si abbattono spesso sulla nostra vita. Se noi rimaniamo aggrappati alla croce di Cristo, anzi, se saliamo sulla croce con Cristo, nessuna forza del male ci potrà mai far cadere, perché cade solo ciò che ha le sue fondamenta nella sabbia, non ciò che ha le sue fondamenta nella roccia, come i cristiani devoti a Cristo con tutto se stessi. Vi lascio a queste immagini, carissimi. A presto. Kumbaya.